mio canale Non Solo Calcio. Partenza regolare, terza corsia per gli azzurri, diceva Stefano Tilli, c'è De Salu in possesso del testimone che andrà a cedere adesso a Marcel Jacobs. Parte in questo momento il cambio degli azzurri e vediamo il lanciato di Marcel Jacobs, reduce da una stagione straordinaria a livello indoor. Forza Marcel, dobbiamo recuperare qualcosina al cambio. Fortissima la frazione di Jacobs. Dobbiamo recuperare qualcosina. Adesso c'è Manenti che sta per cedere il testimone a Filippo Tortu. L'Italia è messa bene, forza Filippo, andiamo a cambiare per primi, un buon cambio questo. Adesso c'è Filippo Tortu contro Kenny Simbine ed è una bellissima sfida. Forza Filippo, viene vinciamo, da un, vinciamo. Viene da, eccolo qui che va a centrare. Grande con 38-45 il primo posto e va a prendersi l'Italia la qualificazione per i giochi olimpici. Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale, il canale di Mr. Pete. Eccolo qua, Edo Scotti, un privato personale da 45-21, ieri 46-07 per lanciare subito fortissimo la nostra staffetta. Sono tutte composizioni, diciamo, tradizionali con uomo, donna, donna, uomo. Questo ci permette di seguire le gare, insomma, in maniera un po' più pulita, senza andare a fare speculazioni. Se fosse fissato in quest'ordine diventerebbe molto gradevole questa nuova specialità. Allora, per il Belgio subito Dylan Borlé, uno dei due fratelli, oltre Kevin, oltre Jonathan, che prenderà il via più avanti nella 4x4. Eccolo lì Scott in sesta corsia l'Italia, in nona il Belgio e in quinta dietro di noi il Brasile. C'è subito il Brasile all'interno per Edoardo Scotti da tenere d'occhio, da mantenere un pochino questo vantaggio. 400 metri da percorrere, poi si fa la curva sempre in corsia, poi si andrà alla corda. Le nostre due ragazze, ne parleremo dopo, hanno fatto ieri davvero delle frazioni strepitose, speriamo possano ripetersi. Adesso Edoardo Scotti ha trovato accanto a sé Anderson Freitas Henriquez e cerca di tenerlo, anche perché il Brasile avrà ancora corsia interna. Forza Edo per questo Edoardo. Finale. Ultimi 100 metri da percorrere per l'azzurro per lanciare al meglio questa staffetta 4x4. Adesso sta uscendo molto bene Edoardo Scotti, che inizia a guadagnare terreno su tutti, anche su chi è davanti, ed è un pochino più imballato, anche se il cambio sta per arrivare. Edoardo Scotti sta per cedere il testimone a Giancarlo Trevisan, che prende in questo momento il cambio e dovrebbe riuscire a portare l'Italia alla corda, anche se la brasiliana Tiffany Silva Marigno è messa meglio a questo punto. 46-29 per Edoardo. Vabbè, ancora una buona frazione per l'azzurro, e Giancarlo Trevisan parte dalla terza posizione. Ieri la Trevisan 51,95 di lanciato su un personal best fatto due settimane fa di 52,46, dunque una grande frazione sui livelli davvero del primato, nonostante le condizioni non siano ottimali, l'abbiamo detto più volte. Forza Giancarlo per questo ultimo 100 metri, è un po' chiusa lì davanti perché ci sono due che stanno facendo un muro, deve allargarsi fino alla seconda corsia per cercare di andare a migliorare ulteriormente questa posizione per l'Italia e dare il testimone. Eccola lì che esce. Bravissima. Fuori Giancarlo Trevisan, che va negli ultimi 50 metri a prendere il primo posto e a confermare il grande stato di forma che aveva mostrato Alice ieri. Mangione. Ora Alice Mangione, anche per lei la una bellissima italiana. Ieri 51,69 lanciato Stefano per Alice Mangione, che è partita subito forte e cerca di tenere dietro l'avversario. Attenzione qui alla grande possibile frazione di Marilè Di Paoligno, che ieri è stata molto molto veloce, è partita un pochino più tranquilla, quest'oggi è già un pochino nelle retrovie. La dominicana, che adesso è terz'ultima, ma sta cercando di recuperare posizioni. Ma noi siamo con Alice Mangione in questi ultimi 200 metri fondamentali per regalare a Davide la possibilità di esprimersi contro avversari di altissimo livello come Kevin Borlé, come sicuramente ha incrementato Alice, sicuramente ha incrementato il brasiliano Alessandro Santos. Siamo per arrivare nella zona cambi con l'Italia al comando, come era successo ieri. Ancora una volta un bel margine di vantaggio, una di tanto, ventina di metri per Alice Mangione, che sta facendo un'altra bellissima frazione dopo quella di ieri. Forza Davide adesso, senza più nessun calcolo, a tutta per cercare il grande tempo che possa darci la dimensione di questa staffetta 4x4 mista. Attenzione anche lì dietro, perché mi sembra il dominicano Alexander Ogando, che è un
avversario abbastanza temibile lì in seconda posizione. Qui c'è Kevin Borlé che insegue dalle retrovie alle spalle del britannico Rabah Youssef, e sono tutti abbastanza vicini, ma Davide Re ha un gran finale. Attenzione, 200 metri alla conclusione, Davide Re, il vantaggio nei confronti degli avversari si è molto ridotto, ma ci aspettiamo un grande finale da parte di Davide. Ci aspettiamo il grande finale da parte di Davide Re. 3:16:12 il record italiano. Forza Davide, ultimi 100 metri da percorrere. Ultimi 100 metri, 50 da percorrere per Davide Re, che sta per regalare all'Italia la vittoria in questa 4x400 mista campioni del mondo con un crono di 3:16:61. Forza ragazzi! E allora andiamo con questa 4x100. Ecco Irene. Siragusa che si mette in scena in prima frazione. Cederà il testimone a Gloria Hooper. Tra le avversarie la Oyama, la svizzera Dice, la francese Umbisa Zangé, la polacca Stefanovic, Jamil Samuel, l'olandese Matilde Kramer per la Danimarca e per l'Ecuador Angela Gabriela Tenorio. Vediamo cosa riescono a fare le azzurre. Italia che centrò la finale a Doha con il primato italiano di 42:90. 42:90 fatto in batteria, il nostro record italiano. 42:98 fecero poi in finale, settime, brave. Brave sì, loro diciamo che avevano il biglietto per Tokyo già conquistato un paio di anni fa. Vediamo questa nuova formazione con Vittoria Fontana, ultima frazionista, e Siragusa in prima in curva. E è partita anche questa finale 4x100 donne. L'Italia è nella corsia numero 6 con Irene Siragusa che darà il cambio adesso a Gloria Hooper. Attenzione a questi cambi perché ci stanno dando problemi. È stato molto buono questo cambio invece per le azzurre, che non hanno perso velocità. E la Skippers vanta un bel lanciato, lo stiamo vedendo, mentre Gloria Hooper sta per cedere testimone alla Buongiorni. Ancora un bel cambio per le azzurre, veramente molto fluida l'azione delle nostre, che adesso viaggiano verso il secondo posto. L'Olanda grande favorita di questa gara. Attenzione a Vittoria Fontana che sta per ricevere il testimone. Arriva questo cambio, forza Vittoria, attenzione perché Vittoria Fontana, c'è stato un problema con le olandesi mentre da dietro sta riuscendo la Polonia. Forza Vittoria va a vincere l'Italia con il tempo di 43:80. Brave 43:80 per l'Italia, una gran bella prestazione per le nostre. Cambi bellissimi, Stefano. Di sicuro no, i cambi non sono stati bellissimi, però abbiamo vinto. Almeno i primi due sono stati buoni. Forse c'è stato un problema un pochino lungo l'ultimo, però insomma, brave anche con l'aiuto delle avversarie. Non ho capito che problema abbia avuto l'Olanda, probabilmente sull'ultimo cambio, però brave le azzurre. È la seconda vittoria della nazionale azzurra su tre finali che abbiamo visto. Diciamo che la seconda finale. Siamo giunti alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Hola ragazzi!